accartocciati. Gli accartocciati sono dei grovigli che vogliono anche simbolicamente rappresentare che la vita ha delle aspettative, delle difficoltà, però questi grovigli sono fatti per catturare la luce. Quindi io vedo sempre qualcosa di positivo anche nelle difficoltà. La definizione più bella di queste opere me l'ha dato un collezionista torinese che ha comprato una di queste mie opere, l'ha portata a casa e ha detto: io sono appassionato di quadri, quando entro nella casa è buia, i quadri non posso vedere. La prima cosa che vedo, perché queste opere sono belle con tanta luce ma anche con pochissima, è il tuo accartocciato. Io l'ho chiamato sentinella della luce, io appena arrivo a casa vedo quello e già ho un riferimento solo aprendo la porta di questa casa. Gli accartocciati sono di due tipi, sono questa modalità che è un tipo da appoggio, ma sono i più belli, quelli da appendere, sono dei quadri scultura, si appendono a parete e hanno una doppia caratteristica, uno appunto che vedete qui non c'è tantissima luce ma anche se lo metto al buio resta vivissimo, due che oltre a raccogliere la luce proiettano un'ombra. Questa ombra e questa luce sono continuamente cangianti, cioè la sera se lo illuminate no, ma durante il giorno, in una giornata di pioggia, di sole, d'estate, d'inverno, la mattina o la sera, l'opera proietta ombre e forme completamente diverse e questa rende totalmente differente da un quadro qualsiasi. Queste opere sono quelle per cui sono finora più conosciuto. Con queste ho fatto due eventi della Biennale Arte e un evento della Biennale Architettura. Vedete opere che sono fatte con plexi normale, commerciale. La grande caratteristica poi è stata che mi sono trasformato nel creare io i plexi e creare delle lastre in cui ci fosse il materiale che volevo io e in questo mi sono specializzato. Qui vi mostro un piccolo campione, ecco, questa è un'opera che dentro ha foglie argento e pittura. È una cosa da mettere chiaramente su una scrivania o su una libreria. Questo per mostrare anche un piccolo oggetto blu che ha una cifra molto relativa, però a me a volte la cifra non interessa, mi interessa entrare a casa della gente perché ho visto che quando entro a volte prendono una piccola opera e poi passano le opere perché restano stupiti. Per cui se sapete che se avete clienti, amici, qualcuno che magari vuole fare un regalo, spendere 150 euro, regalate un'opera d'arte e io mi faccio un cliente che sono sicuro che poi mi darà soddisfazioni più grandi. Con questo tipo di materiali io poi realizzo la cosa che invece questa è la cosa che mi rende più noto a livello di critica, la cosa che mi ha dato più soddisfazione a livello di mercato, che sono queste opere luminose che sono bellissime anche di giorno e che hanno varie caratteristiche. Questa per esempio ha davanti della foglia oro e dietro la pittura. Però spesso ci chiudo dentro bolle d'aria, ci chiudo vari materiali, fili, anche vetro di Murano. Le opere con le bolle d'aria hanno una caratteristica che catturano particolarmente la luce. Alberto, passando in tecnologia, ecco, io ho scoperto che sbagliando alcuni procedimenti nella creazione del plexiglass si formano delle bolle. So come fare le bolle, ma non so mai come verranno. Questa cosa l'ho chiamata serendipità, che è il processo per il quale tu stai cercando qualcosa e trovi qualcos'altro. Quindi quando faccio le opere con le bolle sorprendono anche me. Come dicevo, le opere sono belle, accese, ma soprattutto spente, tutta la sera accese, e vanno viste in un ambiente spento, perché sono opere che non fanno una luce che serve per lavorare o scrivere, ma quando uno vuole ascoltare la musica o vedere la televisione o rilassarsi, sono le opere perfette. Un notaio che voi conoscete ha una grandissima di queste opere in studio, quindi se quando la sera vanno via tutti i clienti, tutte le segretarie, sono io, mi sparo in Florida, spendo tutto lo studio, mi sparo in Florida, c'è tutta cosa, è il momento per la giornata. Per me sono soddisfazioni. In questa tecnica di inglobare le cose, mi sono inventato anche cose molto difficili, come per esempio chiudere i fiori e le farfalle dentro il plexi. I fiori senza che marciscano e le farfalle senza che si rompano. Qui avete un piccolo pannello, ecco, per la nave sta fatta una scultura con questa tecnica alta 2,60 m. Queste sono farfalle vere che si spezzano con nulla e restano perfette dentro la materia e i fiori dentro sono fiori veri. Poi ci tengo a dire anche due parole sulla ceramica.
Ripartirò questa settimana per Savona, a Bissau, dove ho fatto delle opere in ceramica. La ceramica viene lavorata in tre modi: quella tecnica tradizionale con la cottura, quella tecnica tradizionale con doppia cottura, che è più lucida, ma la tecnica che piace più è il raku. Il raku è una tecnica giapponese, metà dell'Ottocento, nella quale la ceramica invece che lentamente viene scaldata e raffreddata molto velocemente. E invece di colori normali vengono usati ossidi di metallo. Questi ossidi di metallo, io queste opere le chiamo, per scherzo, Santo Graal, vengono depositate sulla materia e danno questo aspetto iridescente metallico, che io trovo straordinario. Sono un po' innamorato di questa tecnica e ogni tanto appunto vado e ne creo anche queste. Sapere che se uno vuole fare un regalo può fare cose importanti o anche cose piccole. Ho dimenticato di dirvi che questi totem sono bellissimi in una stanza anche piccoli, creano degli sbuffi, ma possono avere altre caratteristiche. Per esempio, possono avere luci da cromoterapia. Io nella casa di Venezia ne ho uno così e a seconda del mio umore lo accendo arancione, blu o rosso e l'opera, cambia totalmente di caratteristiche. Queste opere possono avere anche una misura molto elevata, possono essere anche 2 metri. È chiaro che in un ambiente, per esempio, mi viene in mente il nostro amico che vende serramenti, io ho ville o palazzi dove hanno delle vetrate immense. Dietro una vetrata immensa, vedere un totem luminoso che la sera si accende dal giardino, per esempio, è uno spettacolo unico. Poi voglio dire, io ho cominciato con la pittura, tuttora faccio dei quadri, però sono onesto, se in un anno vendo 50 opere, 45 sono Plexiglas, 4 sono ceramiche e 1 è quadro. Se vendo ancora qualche quadro, sono i quadri che faccio con il pittore inglese, di cui ho già parlato, Michael Eldridge. Sono quadri molto particolari. Ci sono delle, io le chiamo botte di energia. Chiedo un altro minuto, poi. Allora, noi dipingiamo contemporaneamente sulla tela e facciamo quello che vogliamo sulla tela, compreso a distruggere quello che sta facendo l'altro. All'inizio è un esercizio di grande umiltà, sono anni che lavoriamo insieme. Per arrivare a questo risultato bisogna avere una grande fusione di movimenti, di energie, di capacità. L'opera è finita solo quando entrambe sono soddisfatti. Si chiamano four hands, 4 mani, 2 brains, 2 cervelli, one soul. Perché one soul? Perché solo trovando un'anima comune si arriva un'opera che non sembra fatta da 2 persone, ma da una. Io mi diverto moltissimo a fare queste opere. Sono opere che sono grandi, piccole, ma anche molto grandi. Siccome lui, come pittore, questo è bravissimo, almeno quanto di me, queste opere costano molto meno delle mie. Questo fa sì che se uno ha un grande ufficio, un albergo o qualcosa, e vuole tappezzarlo di opere ad una cifra contenuta, sappiate che potrebbe essere un riferimento interessante. Poi, mille altre sono le cose. Faccio ancora, ve ne parlerò 3 volte, però intanto ci tenevo a raccontarvi alcune delle cose che faccio e a farvi capire che la possibilità è la variabilità, cioè in una casa, da oggetti che attirano la luce, a oggetti che la creano, a oggetti piccoli a un piccolo costo, grandi a un altro costo, quello che mi interessa è entrare nelle professioni, nelle vite, nelle case delle persone, perché le cose che faccio, faccio con gioia e quello che voglio portare è gioia. E poi ho visto che quando un'opera entra in una casa, poi ne entrano altre o in questa casa o in casa di amici, per cui questa è la mia soddisfazione. Grazie.